Il sottosegretario all'ambiente Salvatore Micillo e il commissario straordinario per la bonifica delle discariche abusive Giuseppe Vadalà a filettino per il secondo dei tre eventi site visit in programma nel mese di luglio. Oggetto di bonifica e messa in sicurezza la discarica abusiva di Cerreto Umbra. In Italia persistono più di 200 siti irregolari, un dato che ha provocato nel 2013 l'apertura di un procedimento di infrazione dell'Unione Europea. L'Italia è stata sanzionata con una multa di 120 milioni di euro, ammenda che viene ridotta ogni volta che una discarica viene bonificata. La missione del sottosegretario all'ambiente Salvatore Micillo e del commissario straordinario per la bonifica delle discariche abusive Giuseppe Vadalà assume quindi una doppia valenza economica, ma soprattutto ambientale. Filettino, lo Stato riconsegna un bene inestimabile che è il proprio territorio. Io, insieme alla struttura di missione del generale Vadalà, stiamo girando un po' per tutte le discariche che erano in infrazione europea. Soltanto questa di Filettina si pagava circa 600.000 euro a semestre. Uscendo, appunto, abbiamo risparmiato i primi 1.200.000. Significa davvero dare un segnale forte di quello che deve essere fatto e che si sta facendo per riqualificare i territori e bonificare i territori. In tutta Italia sono circa 41 i siti di interesse nazionale, 170.000 euro. Significa tanti, tanti soldi che possiamo risparmiare bonificando, restituirli ai cittadini che sono legittimi proprietari. Ovviamente, io dico sempre che bisogna che lo Stato in certi territori chieda scusa per i disastri ambientali che abbiamo visto in tutta Italia, ma adesso è venuto il momento di bonificarle. Noi oggi è una giornata molto intensa e di grande valore. Finalmente è stata ridata al territorio una zona in sicurezza per la salubrità dei cittadini e speriamo di fare sempre meglio. Aver avuto qui la presenza del sottosegretario Micillo, del generale Vadalà, della sua eccellenza il prefetto, è un grande onore. Dare atto di una chiusura, quindi di una bonifica messa in sicurezza di un sito di discarica è importantissimo, è meno inquinamente, è una sanzione che si risparmia in un territorio bellissimo come quello Ciociaro. E questo sito è stato bonificato, quindi quello di Filettino, stiamo lavorando sui due siti di Trevi nel Lazio, speriamo nel più breve tempo possibile di poterle chiudere. Villa Latina anche stiamo lavorando, il territorio della provincia di Frosinone, un territorio montano importantissimo, ha bisogno di queste cure che non sono solo le cure dell'Arma dei Carabinieri, dell'Ufficio Commissariale, ma di tutto l'intero territorio. Il lavoro di bonifica fatto su questa discarica è estremamente importante perché ha messo in sicurezza le acque sotterranee delle sorgenti delle Aniene. Questa è una zona molto produttiva dal punto di vista idrogeologico, con la possibilità di ricaricare la falda con almeno circa 300 litri d'acqua al secondo. La discarica che è stata bonificata era in una posizione critica poiché proprio 100 metri al di sopra della falda dell'Aniene, in un'area carsica in cui l'infiltrazione è rapidissima. Quindi, in definitiva, aver messo in sicurezza questa discarica vuol dire aver protetto e messo in sicurezza un bene, quello dell'acqua, di elevato valore, elevatissimo valore, non soltanto per gli usi umani, ma per tutto l'ecosistema e tutto il sistema ambientale dell'alto e medio Fiume Aniene, da qui fino a Subiaco, a Agosta, fino a Valle. Le attività che sono state svolte nel tempo sono state finalizzate a capire se ci fosse una contaminazione che avesse danneggiato il territorio. Il supporto che è stato dato dalla struttura commissariale ha consentito poi di definire nella maniera più completa possibile il percorso tecnico-amministrativo da seguire e oggi siamo arrivati alla conclusione dell'attività grazie a questa attività di collaborazione e di sinergia che è stata creata. Per garantire la legalità negli appalti e prevenire il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata, è stata creata la struttura di missione 2016, nata inizialmente per le attività di ricostruzione nei territori del centro Italia colpiti dal sisma. La struttura di missione 2016 svolge la regolare azione di controllo anche negli appalti di bonifica delle discariche. Sono qui presente perché si sta ipotizzando che anche nell'ambito delle discariche venga gestito la parte del controllo antimafia negli appalti che servono per bonificare le aree, si servono di questa struttura, che è una struttura centralizzata che utilizza le prefetture e i gruppi interforze delle prefetture insieme alla DIA per controllare tutte le ditte che partecipano agli appalti. Questa cosa potrebbe garantire più celerità, perché tutte le società che vogliono entrare nelle bonifiche si devono iscrivere all'anagrafe
che detiene questa struttura, e dall'altra parte entro 15 giorni vengono iscritti e possono tranquillamente partecipare agli appalti.